Giuseppa, direi. Mi aspetto sempre dai ragazzi una reazione, un qualcosa. Invece niente fino a questo momento. Attenzione a Bruno Fernandes, non fatelo tirare. Entra in area di rigore Quagliarella, 1-0 per la Samp. Ci posso credere, ragazzi. Ah, non so, dite voi. Fate voi, dite voi, dite tutto voi. Ho visto Barreto fare dei gesti strani. De Boer beve, io spaccherei tutto quello che ho davanti, però tengo la calma. Con Quagliarella. Andiamo a rivedere, guardate, Fernandes. Guardate Quagliarella, in mezzo a due, non lo cura nessuno, ma sì, che se frega. Arriva lì. Riesce in qualche maniera Lainetti a toccargli i pali. E Quagliarella va a battere Samir Handanovic. Non poteva farci nulla Samir Handanovic, forse c'è una posizione irregolare, però irregolare sì, irregolare no, fatto sta che la Doria passa in vantaggio al minuto 44. Sampdoria in vantaggio contro i ragazzi, non ho parole. Ora cosa dobbiamo fare? Ora dobbiamo reagire, abbiamo bisogno di punte, non abbiamo più neanche, abbiamo Palacio in panchina. Fuori, lontano. Banega. Fallo laterale con i denti la Sampdoria cerca di portare a casa questo risultato. Banega. Ultimo tocco di Budimir. Doria, una bolgia incredibile il Luigi Ferraris. 2:10 al termine circa. Tanto se ne va Perisic, dai Ivan. Il cross, mamma mia, Palacio! Traverso, no, ma dai, però anche un po' di, scusate, sfiga ce l'abbiamo, dai. Banega, se ne va a punizione. No! Comunque Palacio ha fatto più lui che Eder in 80 minuti, quindi Eder deve solo stare zitto. Lo dico proprio così, che è rotondo, tranquillo, perché non può uscire e mettere scompiglio in una squadra perché è stato sostituito. Eder, cioè non Neymar, Eder, ecco. Uno che nei piani di un tifosotto come me non rientra negli 11 titolari. Fate un po' voi. Tanto 1:20, 1:15. E finirà questa partita. Perisic. Santon. Icardi, guardate dove gioca Icardi, limite dell'area. Palacio, la palla dentro, niente da fare ancora, è una bolgia, l'Inter, Perisic la mette dentro ancora, viene ribattuto e scatta la Doria, 50 secondi al termine della partita. Ora andrà con estrema calma, il lancio lunghissimo. Santon la va a recuperare, poi João Mario. Sì, ma non con calma, ragazzi, su, dai, veloci. Dai! Ma non... Guardate come un bastone, guardate la calma che abbiamo, la calma che abbiamo, è incredibile. Palacio la va a recuperare. Palacio, ripeto, Palacio mi sta piacendo tantissimo, ha fatto più lui di tutti gli altri. Calcio d'angolo, è l'ultimo? Dai, è l'ultimo, dai, è l'ultimo, dai, è l'ultimo. Sì, li nascondono il pallone, arbitro. Nascondono il pallone, fai recuperare un bel 30 secondi, dai. Sale anche Andano. Ragazzi, io non lo so, Andano dice la sesta partita consecutiva che sale in area di rigore, vuol dire che fa veramente, siamo una roba incredibile. E non l'ho mai visto in 6 anni salire così tante volte. Palla fuori, fischio finale. No, meno male. Eccolo là, abbiamo perso. Dai. E perdiamo anche contro la Samp. Samp che sale a quota 14, raggiunge l'Inter. E ora se Udinese e Cagliari prendono punti, sono guai, caro De Boer. Sono guai. Perdiamo anche con la Sampdoria. Non so più cosa dire. Super Sport.